si è insediato nell'aula di Palazzo Lascaris il Comitato di Sorveglianza Regionale per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea nel mese di ottobre. Il piano delinea le priorità del Piemonte per l'utilizzo di circa 1,09 miliardi di euro di finanziamento pubblico, di cui 471 milioni di euro dal bilancio dell'Unione Europea e 622 milioni di euro di cofinanziamento nazionale, disponibili per un periodo di 7 anni.